Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Mi voglio suicidare. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di questa nuovissima serie che, come ho già detto nell'intro, sarà praticamente un suicidio assistito, una sorta di eutanasia, di interruzione delle cure, insomma, chiamatela come volete perché oggi ragazzi siamo su Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke, una serie che è già stata portata in Italia da qualcuno che ha miseramente perso, ciao Luke, perché sì ragazzi, questa serie fu portata secondo me circa 2 anni fa da Rocket 25 che perse miseramente nella maniera più ridicola possibile, ma vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Ragazzi, io spero che questa serie vi intrighi, spero che vi possa piacere. La randomizzazione verrà effettuata dal videogioco stesso, quindi adesso andremo a vedere di cosa si tratta. Non ho mai giocato Insurgence, l'ho visto soprattutto nelle live di Geo97, però ora come ora non ricordo nulla, quindi per me sarà un'esperienza totalmente nuova. Il gioco è in inglese, mi sto perdendo in troppe chiacchiere. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e un commento rispondendo alla domanda del giorno. E nulla, direi che possiamo iniziare subito. Il gioco come al solito si bugga. Ok, c'è un Heatran in copertina, io ho messo Mew nella sidebar, va bene così. New game, a me hanno detto che il Pokémon è Mew e io mi fido. Benvenuto su Pokémon Insurgence, la versione di questo momento. Ok, perfetto, 6 medaglie ci sono, ottimo. Non è completo il gioco, non l'ho detto, o forse l'ho detto, non lo so. Lighter o Darker? Darker ragazzi dovrebbe essere, per a quanto mi hanno detto, senza censure. Quindi andiamo su Darker perché già di censure ci sono nella Eglock, figuratevi. Are you sure? Sì, ok, quello dovrebbe essere Auro, qualcosa del genere. Ok, regione di Torren un anno fa, perfetto. Con questa bellissima animazione, tra l'altro Insurgence, raga, è uno dei giochi, per quello che ho visto, per quello che ho sentito, migliori in assoluto, fangame ovviamente stiamo parlando. Grazie a tutti per essere venuti, viviamo in periodi oscuri, fratelli miei. Una grave perdita ci ha colpito recentemente. Ok, perfetto, dovrebbe essere... Ah, l'Augur! L'Augur era un grande uomo. Non solo un allenatore irraggiungibile... Non era solamente un allenatore irraggiungibile, ma il suo cuore bruciava dal desiderio di proteggere il suo popolo. Era il nostro eroe e probabilmente il più grande leader che la regione di Torren abbia mai avuto. Ma, e qua c'è un ma ragazzi, tra l'altro gioco con una bella trama, cercheremo di seguire anche quella ragazzi, oltre a giocare la nostra Nuzlocke. Come sapete, where other regions have ability... Ok, dove le altre regioni hanno dei team malvagi o delle organizzazioni... sono... Ok, perfetto. In questa regione ci sono i Pokémon Worshipping Cults, che sarebbero i culti, in teoria, in italiano. Ok, perfetto. I culti dei Pokémon, potremmo dire, sono le regioni... Sono... chiamano la casa la regione di Torren, in sostanza. Ma questi culti... per questi culti la religione è molto più che una semplice credenza. Non si fermeranno finché il mondo sarà esattamente, verrà ricreato esattamente come loro vogliono. Ok, perfetto, quindi ci sono questi culti che stanno cercando di distruggere in sostanza la regione, di creare un nuovo mondo, ecco. Per la nostra protezione l'Augur ha sconfitto e bandito almeno la metà, più della metà di loro. Ci ha salvati una settimana fa, è andato a cercare uno dei culti rimanenti. Non è più tornato. E... ok, he hasn't been since, non so cosa voglio dire. People di Torren, io come voi non crediamo che Augur sia morto. Ve lo posso assicurare. Cercherò costantemente finché non lo ritroveremo. Non è esattamente la traduzione letterale, raga, però dovete capirmi. Non sono madrelingua. Con cuore pesante... accetto di prendere il suo posto finché egli non venga trovato. Finché il primo Augur non ritornerà, io sarò il secondo. Vi prometto che utilizzerò tutte le mie possibilità a mia disposizione per trovarlo. Ok, perfetto, però figliolo, vediamo un po' di movimentare la cosa. Questo primo episodio, raga, è molto introduttivo. Infatti la domanda del giorno sarà: scegliete lo starter. Arriveremo fino al momento della scelta più importante del gioco, sostanzialmente. Quindi
Ok, perfetto, non permetteremo a questi culti di mandarci tutto a fanculo. Lunga vita alla regione di Torren e tutti che urlano, ma siamo tipo in 13, la regione di Torren è vagamente piccola. Rimarremo potenti, ok, perfetto, rimarremo forti. Buongiorno, lei chi è? Ah, penso il professore. Would you like to do a challenge run of this game? Log? Sì, yeah. No! Ok, sì, voglio fare una... Sì? Che tipo di cosa vuoi fare? Ok, come vedete, raga, ci randomizza da solo. Figo. Ma col mouse, dici? Figata. Nuzlocke, randomizer. C'è anche la Egglock, la Mystery Challenge. Queste merde qua non so cosa siano. Ok, va bene. In una Nuzlocke Challenge, vabbè, queste le sappiamo, raga. Sono le regole, insomma. Le regole della Nuzlocke, raga, ormai sono assodate. Praticamente se mi schiatta un Pokémon non posso più utilizzarlo. Più o meno. E la cosa bella, tra l'altro, ragazzi, sarà che il gioco stesso mi eliminerà i Pokémon. Quindi non, io non dovrò far nulla. Non ci saranno problemi, in sostanza. Ehi, funziona questa roba? Puoi sentirmi? Oh, grazie Arceus. Ok, perfetto. Grazie Arceus. Non te ne sei ancora andato. Devi ascoltarmi. It will return any minute now. Ah, ci sarà utile ogni minuto adesso. Devi stare concentrato e ricordare tutto ciò che riesci a ricordare. Se... if you value your memories at all, you listen to what I have to say. Ok, perfetto. Tipo, se ci sei, ascolterai quello che ti sto dicendo. Una roba del genere. Dobbiamo essere veloci. Riesci a ricordare il tuo nome? Sì. Creepy. Ok, però a sto giro siamo seri, raga, con i nomi, perché altrimenti... Sei sicuro? Yes. Ok, perfetto. Riesci a ricordare il tuo nome. Che altro ti ricordi, mica? Che pretesto vergognoso. Figata, posso scegliere davvero il personaggio? Beh, raga, biondo, assolutamente. Assolutamente biondo. Sei sicuro? Sì. Vai così. Grazie divinità. If you know who you are, se ti ricordi chi sei, non dovrebbe essere malaccio come co... Buongiorno, chi è lei? Creepy, devi svegliarti. Ah, ok, è tipo un incubo questo. I've sent someone to fend it off and get you out of fear. Vaffanculo, non so più leggere questa lingua. Ok, perfetto, dobbiamo svegliarci, raga. Siamo in sto incubo maledetto. Ok, la madonna. E la madonna. La porta è chiusa e Gengar sta facendo ciò che deve fare. Presto, mangia sogni. Ok, ci stanno. Ok, siamo stati rapiti da un culto, penso. E Gengar ci sta usando mangia sogni per mettercelo nel culo, sostanzialmente. Sì, raga, sono dislessico, però vabbè. Tutto sta andando come pianificato. Ok, eccellente. Finally, alla fine riusciremo a fulfilled, non mi viene in italiano, non lo so, a compiere, una roba del genere. Ottimo lavoro voi due. Inizieremo il rituale presto nella stanza sopra le scale. Parteciperete? Certo, signora. I will never miss sacrifice. Oh, Gesù Cristo. Non salterei mai un sacrificio, ragazzi. Attenzione alle sette sataniche proprio. Molto bene. I'll see you upstairs then. Ci vedremo di sopra. Ragazzi, mi ricorda tantissimo Apex come gioco, che portai esattamente un anno fa, tra l'altro. Ovviamente, cioè, è Apex che dovrebbe ricordare Insurgence, non il contrario, ma questi sono altri discorsi. Oh, che bello. Uccidili, che bello. Vi aspetto di sopra in qualche minuto. In due minuti, se non sbaglio, c'era scritto. Perché ci stiamo preoccupando di distruggere le sue memorie se lo uccideremo? Bella domanda. Ok, grazie per non averlo chiesto di fronte a lei. Sai quanto odi ricevere domande. Andiamo di sopra, veloci però, su. Olè, perfetto. Adesso questo Gengar qua suppongo mi stia inculando a sangue, però questi sono dettagli, raga. E nulla, sì, il gioco ci mette un pochino a ingranare, raga. La trama è molto particolare. Per il momento abbiamo capito che l'augur è scomparso, che c'è un secondo augur e che c'è un Mew a caso nella stanza della prigione. Ok, ci stanno salvando. Mi verrebbe da dire che noi siamo auguri in questo momento, però sinceramente mi sembra strano. Però effettivamente assomigliamo, però non penso c'entri molto. E... ok. Wow. Perfetto, un Pokémon leggendario in team. Tra l'altro... oh, figo, ho messo l'autorun. Questo è utile. No, dovrebbe esserci anche un pulsante per diciamo velocizzare il gioco, come fosse una Chrome su emulatore. Quindi poi dopo, ragazzi, mi informerò. Bella sta cosa che gli strumenti per terra si possono vedere. Mi piace. Ah, ok, così disattivo l'autorun. Oh, figo, mi piace.
Ok, io sto proseguendo per questa roba. Mew ci ha letteralmente salvati da Gengar. E adesso noi stiamo, tipo, fuggendo. E penso almeno si stia fuggendo. No, comunque, poi siamo stati rapiti evidentemente da questo culto che ci voleva uccidere. Ma noi siamo riusciti a liberarci con Mew e ora siamo in giro. Ok, perfetto. Trama riassunta per il momento. Mew is holding a small note. Ok, ho scelto Mew per aiutarti in questo casino grazie alle sue abilità speciali. Ho scelto Mew per aiutarti. Grazie. È capace di utilizzare trasformazione per cambiare la sua forma e nascondersi. Non è esattamente nascondersi. È nascondersi. E travestirsi. Esatto, travestirsi da qualcos'altro. In ogni caso, a differenza di Ditto, Mew può trasformare addirittura te. Se riesci a trovare il DNA, Mew può trasformarti. Può travestirti in qualcos'altro. Dovresti riuscire a utilizzare questa sua abilità per scappare dalla base. Buona fortuna, il tuo benefattore. Ok, perfetto, grazie al benefattore. E io non so cosa devo parlare a Mew. Ok, perfetto, ma tipo non ce l'ho in squadra. Ce l'ho in squadra. Ok, ok, no, allora, non penso di metterlo in sidebar perché penso sia tipo momentaneo come Pokémon. Però tipo questa cosa qua non va bene. Io... Ah, ok, DNA, perfetto. Quindi mo parlo a Mew e mi dovrebbe trasformare nel cultista. Vediamo un po'. E beh, interessante sta cosa. Ok, perfetto, ora in questo modo forse dovremmo riuscire a cavarcela. The door is locked with a... Ok, sì, in teoria dovrei potere perché adesso... Mamma mia, che cosa bella. Ok, perfetto, adesso... Buongiorno. Ok, perfetto, devo andare a prepararmi per il sacrificio, ma direi anche no. Tra l'altro nessuno si chiede perché io abbia un Mew insieme a me, però questi sono dettagli. Ah, sì, nel frattempo ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace per questa serie. Spero vi stia piacendo, il gioco merita, questo ve lo posso assicurare. E nulla, spero io di essere all'altezza di questo gioco, perché obiettivamente come potete vedere è una figata. E per quello che ho visto sembra davvero, davvero ben fatto. Awakening, perfetto. Tra l'altro l'ultima volta che ho portato qualcosa di simile, cioè un gioco non ufficiale in Nuzlocke, che è stato con Pokémon Light Platinum. Nuzlocke è andata bene, vinta, tutto quanto, anche se si buggava ogni tanto la Roma a caso, però questi sono dettagli. Cioè, io mi sono sputato sul braccio. Oh, buongiorno, aspetta, fatemi pulire il braccio. Ok, io penso di... Fatemi tipo scappare. Ah, che okay, questo è il sacrificio. Cosa stanno sacrificando? Oddio, non ditemi che stanno sacrificando un cultista, però... E quindi iniziamo. Signora, non puoi fare questo. Non voglio... Ah no, sta sacrificando un uomo. Ma non ci credo. Mi ringrazierai quando... Hai giurato quando ti sei unito a noi che avresti dato la vita. È differente per te questo. Attivate il cerchio del rituale. Ok, perfetto. Questa cosa è particolarmente creepy. Darkrai, signore dell'oscurità, ti chiamo per entrare in questo nostro mondo. In cambio, ti offro l'anima di questo servo leale per essere legata a te nel mondo degli incubi per sempre. Ok, perfetto. Voco virtuten umbrarum dominum. Non so tradurre il latino, però posso arrivarci. Ti invoco nella virtù del signore... Umbrarum dovrebbe essere delle tenebre. Umbrarum, se non ricordo male le declinazioni. Un saluto a tutti quelli che hanno il debito di latino comunque, che so che ce ne sono. Ciao Zeta. Ok, perfetto. Attenzione, Darkrai e Zorro. Confirmed. Ok, penso che l'abbia tipo Buonasera. Tutto bene? Porco due, l'ha ucciso tantissimo. Darkrai, il signore degli incubi. Sei il The Great Balancer of the World, che penso sia tipo il bilanciere del mondo. Punisci i grandi e laceri gli immortali. È passato un anno dall'ultima volta che ci siamo visti. Ti ricordi quella volta? Siamo riusciti a compiere qualcosa di incredibile quel giorno. Penso che finalmente... pensavo che finalmente tu avessi accettato di unirti a noi, ma te ne sei andato via subito dopo per non farti mai più rivedere. Ma ora ti richiamo a me di nuovo, Darkrai. Perché non ti unisci a me? Sai che mia sorella has seen you time and time again.
So che mia sorella ti ha visto più e più volte. Perché non... why do you favor her? Perché preferisci lei a me? Non so cosa voglio dire Beseech, ve lo giuro. Ti prego, vabbè, più o meno. Ti prego, Darkrai, unisciti a me. Unisciti al culto che ti ha onorato per così tanto, più o meno. Con la mia guida e il tuo potere il mondo potrebbe essere nostro. Preso in culo, come al solito. Ok, perfetto. Well, isn't it just lovely? Ok. Probabilmente è andato a Silent City per vedere mia sorella di nuovo. Che spreco di una recluta. Ok, perfetto. È andata a puttane la povera recluta, signori miei. Per nulla. Grandissimo, uno dei migliori comandanti di sempre. Che cosa volete esattamente? Miss, please, I'm confident. Ok, perfetto. If we had another try, we could trap Darkrai here. Se provassimo un'altra volta, potremmo intrappolare Darkrai qui. We don't know why it didn't work this time, but if you just give us another chance. Ok, perfetto. Se ci darete un'altra possibilità, potremmo riuscirci. Andatevene via. La Madonna, l'ha ammazzato tantissimo. Ok, mi sa che devo scappare, raga. Quindi corriamo via, ma proprio via, 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 via. Da questa parte, sì, mi fido, da questa parte. Via, 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 via. Prigioniero, le andà, spiace. Ok, spero che il video si veda bene, perché non ho settato la codifica di OBS. Quindi ho paura che sia venuto fuori tipo una merda, però a dettagli. Infatti ho avuto una titubanza prima perché mi è venuta in mente sta cosa. Ok, perfetto, possiamo uscire. Ok, aspetta, forse il tipo che prima ci bloccava adesso non ci blocca più. Tra l'altro questo video sarà lunghissimo perché, raga, io mi ricordavo che fosse un attimino più corta come cosa. Però, vabbè, questi sono dettagli. Ok, dimmi che questa è l'uscita, ti prego. Ok, sì, è l'uscita, fatemi scappare, vi prego. Ok, perfetto, non voglio incontrare selvatici, giuro che non voglio incontrare selvatici. Te lo giuro nel nome del Signore Gesù Cristo. Dovremmo essere arrivati quasi alla città, in teoria. Vero, vero, vero. Quella era una Pokéball. Magari la prenderò fuori parte, raga, a sto punto non mi rifaccio il giro. Dovremmo essere arrivati. Telnor Town, perfetto. C'è un piccolo flauto e un'altra nota nella mano. Ok, otteniamo il flauto di quarzo, perfetto. Creepy mette... Ok, beh, è solito. Ok, ecco qui la nota. Questo flauto ti permetterà di chiamare Mew quando ne avrai bisogno. Per utilizzarlo vai nella borsa e utilizzalo direttamente o registralo. O assegnalo, se non sbaglio in italiano. Good luck. Il tuo benefattore. Ok, perfetto. Grazie, benefattore. Ciao, ciao, Mew. È stato un piacere comunque giocare con te. Questo qua dovrebbe essere... non so cosa sia esattamente, però era un personaggio importante. Posso giurare di aver visto Mew qui. Proprio qui. L'hai visto? Era un piccolo Pokémon rosa. Stava fluttuando molto vicino a te. Oh, che bello, ci sono le scelte. Sinceramente, no, io direi di no. Oh, potrei giurare di... Il mio nome è Damian. Ok, esattamente, Damian si chiama. Sono un aspirante allenatore di Pokémon. E tu sei? Creepy? Ok, ho capito. Sei venuto a Telnor Town al momento esatto. L'Augur? Ok, perfetto. Sai che Augur? Chi è Augur? Sì, certo che so chi è Augur. Chi non lo saprebbe? He's only è il più è la persona migliore di sempre. Ok, perfetto. La città si è preparata da questo mattino. Sono eccitato, stavo correndo. Ok, perfetto, dai su. Perché non ci aiuti? Sì, sì, va bene. Voglio lo starter, raga, adesso però. Vi prego, cioè nel senso fatemi correre. Perché? Perché non mi fate? Ok, perfetto. No, 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 ma vorrei gentilmente, vorrei. Ok, grazie, perfetto. E io non so dove devo andare, ragazzi. Cioè, nel senso, non ne ho la più pallida idea. E boh, provo a entrare qua dentro. Mi sembra molto laboratorio sto posto, no? Non dovevo andare qua. Oh, ok, ragazzi, eccoci qua, perfetto. Dovrebbe essere qua, c'è Damian. Telnor Town is a small town in the east of the Torre. Ok, perfetto, questa città è una piccola città. Grazie al cazzo. A est della Torre Region, va bene, ok, non mi interessa. Cioè, in realtà sì, però non ho tempo. Ok, perfetto, sono riuscito a pulire, ho finito di pulire la strada, c'è qualcos'altro che posso fare? Oh, questo è Creepy, l'ho incontrato fuori, gli ho offerto, si è offerto di aiutare anche lui, in realtà io non ho fatto un cazzo, però questi sono dettagli. Felice di conoscerti, Creepy. Damian, penso che abbiamo quasi finito. Ok, perfetto, siccome hai appena ricevuto il regalo dall'Augur, I think you're done, penso che tu sia a posto. Hai ricevuto il tuo regalo, vero? Oh. Beh, forse mi sono dimenticato. Certo che l'hai fatto.
Forse faresti meglio a trovarne uno e velocemente. So che ho saputo che puoi trovare una rare stone in una nelle cave nella foresta, insomma. Of course you need a Pokémon to go safely. Ok, perfetto. No, non c'è assolutamente. No, assolutamente no. Absolutely not, cioè assolutamente no. Non se ne parla nemmeno. Damian non è pronto per ricevere un Pokémon. È ancora un ragazzino. Ok, perfetto. Deve andare a prendere una Rare Stone perché non è andato a prendere il regalo per l'augur. Deve andare in miniera, ma deve avere un Pokémon. Mamma, per piacere, ok, va bene. Questo è un discorso tra genitori. Non stiamo qua a cagarcelo. It's not that... Ok, tra l'altro, oddio, ora che ricordo, qua dovrebbe apparire qualcosa tra poco. Sei un irresponsabile asociale e non sai nemmeno. Adesso basta voi due. Ci state mettendo in imbarazzo. Hai detto che il tuo nome è stato Creepy, vero? Sono sicuro che tu abbia ricevuto un Pokémon prima di adesso. Ok, perfetto. Mi stai dando un Pokémon? Cosa stai facendo? Sì, io vorrei il mio starter, però. Posso avere il mio starter? Creepy, let's go. Ma io voglio il mio starter. Perché non mi danno uno starter? Sì, 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 gli starter, grazie. Sì, se non mi fotte un cazzo, datemi i miei star. 2 giorni per trovare gli starter. Porco diso, levati. Hey, Creepy, thanks for agreeing to do. Ok, sì, tu mare puttana, perfetto. Ok, andiamo al laboratorio della professoressa. Finalmente, questa agonia è terminata. Riceviamo sto starter e iniziamo sto oblio. Sì, scusatemi, il gioco dura tanto, purtroppo. Io vorrei anche seguire minimamente la trama. Qua, attenzione, perché diventiamo Montolivo improvvisamente. Oddio, quello è Giovanni. Ascolti, professore. Questi Pokémon sono freaks, sono strani. Nessun altro allenatore li vorrebbe. E non possiamo tenerli qui per molto tempo. Quello che voglio che tu faccia è tenerli. Tieni già alcuni Eevee. E sicuramente questi non sarebbero un problema, vero? Perché ti preoccupi di loro? So che cosa hai fatto. È vero, sono merciless. Sono senza cuore. Non saprei come tradurlo altrimenti. I've done some awful things. Ho fatto delle cose orribili. Ma non c'è nessuna ragione per questi Pokémon di morire. Ciao, sono Damian e questo è Creepy. Siamo qui per ottenere il nostro Pokémon e andare nella foresta sicuramente. Ok, perfetto, teniamo i nostri starter. E questo personaggio meschino, che penso sia tipo Giovanni, però non credo sia esattamente lui, però non lo so. Se non prendi questi Pokémon li libererò e sicuramente morirebbero nella natura. Se li vuoi puoi darli a questi ragazzini, no? Se non li vuoi puoi dare a questi ragazzini, no? Mettili sul tavolo. Ok, perfetto. Dovrebbero essere i Pokémon Delta questi ragazzi. Ma attenzione, perché ovviamente gli starter sono in teoria randomizzati, penso. E quindi, ragazzi, non penso siano Pokémon Delta, ma potrebbero essere Pokémon a caso. Ovviamente, ragazzi, voi nei commenti adesso, appena li scopriremo, potrete, anzi, scegliere voi lo starter che, diciamo, preferite nella serie. Io sceglierò, ovviamente, quello che ha più, come si può dire, più voti. Mi sembra un'ottima scelta. A cult leader, those people are evil, professor. You shouldn't be talking to them, let alone be accepting gifts from them. Ok, perfetto, basta che mi fai tipo... Dimmi, Damian, Creepy, avete sentito di qualcosa? Ok, sì, queste qua sono le Delta Spices. Ok, ragazzi, sono semplicemente Pokémon con dei tipi diversi. Cioè, tipo, c'è Charmander, che se non sbaglio è Drago Spettro, una roba del genere. Esatto, appunto, Dragonite è di tipo... Elettro, Porygon di tipo acqua, perfetto, sì, per l'appunto. E sono Pokémon Delta. Forza, ok, perfetto. Non sono questi di starter, quindi questa parte possiamo balzarla tranquillamente. Normalmente otterresti un Eevee, però a sto giro lo prendete in culo con dei Pokémon random. Se mi viene fuori Chaimeco o merda del genere, io sclero. Già sono sclerato di mio perché gli starter li ho presi dopo ben 27 minuti di video. Questi sono altri discorsi. Forza, pigliamoli, sì. Non sappiamo quando arriverà Augur. Ok, perfetto. Allora, attenzione, raga, momento della scelta. Ok, ho tolto l'autorun. Lilligant! Figa, che merda. This is the random Pokémon Lilligant. Ok, perfetto. Ci dice anche che sono random. Lilligant, Masquerain, ti prego. Oh, Gesù Cristo. Lilligant Masquerain Furret. Bello. Dai, Kim. Perderemo dopo 3 episodi. Vabbè, ragazzi.
Fatemi sapere nei commenti quale starter è meglio che io scelga o se è meglio che io droppi la serie, probabilmente la seconda, ma tanto non lo farei. Nulla, se vi piace l'idea lasciate un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.